sentirmi accusato o magari non apprezzato. Se non fossi così come sono, col pianto giustificherei la mia ragione, tributando agli altri ogni colpevole situazione. Se non fossi così come sono, morirei vivendo e trascorrerei il mio tempo senza ascoltare, godere, guardare, apprezzare quanto la vita mi ha potuto e voluto regalare. Però, se non fossi così come sono, non farei crescere in me il grande sentimento del perdono. Il perdono! E allora, resto così, come sono. Grazie a Tino Mette, Antonio Arcelli e Eugenia Carnovale, a Filomena Cervarolo, al maestro Sinopoli che fanno parte del gruppo artistico. Dimentico qualcuno sicuramente, ma il maestro torna sul palco perché abbiamo il gran finale e il maestro Sinopoli ha scelto quella che è l'aria lirica più famosa al mondo, che tutto il mondo ci invidia perché i grandi tenori la cantano nei teatri più prestigiosi. Dalla Turandot di Puccini, Nessun dorma. Amerigo Marino, alla tastiera Francesco Sinopoli, al clarinetto Pietro Bonadio. E grazie, salutiamo poi alla fine. Facciamo i saluti adesso? Allora, io devo ringraziare tutti naturalmente, il pubblico, grazie, la famiglia Cataldi che ci ha ospitato, l'associazione che si è prodigata in maniera esemplare ogni volta, gli sponsor che ci hanno sostenuto concretamente, tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa serata, sperando sperando che vi sia piaciuta, che siano arrivati dei messaggi, che siano arrivati alcuni spunti di riflessione importanti, perché oggi abbiamo bisogno un po' di fermarci. Viviamo troppo freneticamente e troppo virtualmente. La realtà concreta, abbiamo visto, è altro. Grazie a tutti voi. Nessun dorma.